Sono Riello Martina, sono una restauratrice di opere d'arte. Sono Alessandro Pellizzari, mi occupo da 2 anni di sviluppo software. Martina ed Alessandro sono tra i 18 giovani under 35 selezionati tra una quarantina di candidati dal progetto Spazio Hub Vicenza, un'iniziativa congiunta di Comune e Confartigianato a sostegno dell'imprenditoria giovanile vicentina. Per i corsisti selezionati, molti già impegnati con un lavoro dipendente, il Movimento Giovani offrirà una consulenza personalizzata per aiutarli a sviluppare il proprio progetto di impresa. È un lavoro completamente diverso perché bisogna, essendo un freelance, bisogna imparare a fare tutto quanto, quindi sia dalla parte commerciale che amministrativa che esecutiva. Un libero professionista abbia appunto molti, molti più rischi rispetto a chi lavora da dipendente, però allo stesso tempo dà tante più soddisfazioni. Il nostro è un movimento ed è trasversale a tutti i settori, a tutte le categorie economiche. Quindi noi cerchiamo di avere l'assoluta attenzione rispetto a tutti i settori. Il mio obiettivo è quello di costruire uno studio di restauro, magari collaborando anche con altre figure, quindi con restauratori specializzati in altri materiali dove io non sono competente. Quello che mi preme di più in questo percorso è riuscire ad andare a costruire un team e quindi imparare anche come costruirlo. Nessuna analisi di mercato alla ricerca dei settori e categorie più promettenti. L'obiettivo primario è lo sviluppo delle passioni e dei punti di forza individuali. Un motto era liberiamo l'energia imprenditoriale e quando ho sentito e parlato con tutti i partecipanti ho sentito questa voglia di cambiamento, voglia di trasformare le loro idee ma le loro competenze in progetti imprenditoriali. Noi dobbiamo aiutare i giovani ad avere un contatto stretto con la realtà, non illudersi ma a credere nelle loro idee, nella loro fattibilità. Il percorso aiuta appunto le persone oggi a non lanciarsi nel vuoto e poi a schiantarsi, ma seguendo un percorso accompagnato che li porta alla definizione di un loro business plan.